L'Ancona ha avuto una partenza sprint nel campionato perché ha vinto praticamente tutte le prime cinque ed è una squadra che nelle prestazioni non è mai mancata, anche quando magari i punti non sono arrivati o hanno pareggiato sul campo, le prestazioni le hanno sempre fatto, le hanno sempre fatte e sono sempre state estremamente pericolosi contro chiunque. Quindi al di là dei punti che hanno fatto nelle ultime magari 10 partite, quello che conta è il percorso che loro hanno avuto, ed è un percorso estremamente, estremamente importante, ed è il vantaggio grande che hanno rispetto a tanti, che hanno una guida tecnica che porta avanti un lavoro da ormai anni e quindi sono una squadra rodata, anche se hanno cambiato degli interpreti rispetto alla stagione scorsa o rispetto a 2 anni fa quando vinsero il campionato di Serie D, però una metodologia che ormai si è affermata all'interno della squadra e della società. Ho fatto una convocazione più ampia perché i ragazzi sono quasi tutti rientrati, tranne Lombardo e Rossetti, poi sono tutti a disposizione, quindi faremo una convocazione di 24 giocatori e poi domani uno andrà in tribuna. No, Bellucci ha subito un colpo, c'ha una frattura al setto nasale, però lui già nel suo percorso si era già fatto male 2 volte, quindi questa è la terza volta che ha delle microfratture o fratture al setto nasale, e quindi però non ha saltato nemmeno un allenamento, è disponibile, chiaramente la società gli ha messo a disposizione lo staff sanitario una maschera protettiva con la quale si è allenato tutta la settimana e quindi è regolarmente disponibile. Ma io penso che riuscirà a vincere, chi tra le due squadre riuscirà a battere la prima pressione, il primo pressing avversario, e soprattutto chi riuscirà a pressare meglio, perché è chiaro che sono due squadre che privilegiano la qualità, che hanno giocatori e sviluppi offensivi estremamente ficcanti e grande pericolosità contro chiunque. Quindi io mi aspetto una partita aperta e penso che difficilmente domani vedremo 0-0. Detto questo, mi auguro che si sia noi ad essere vincenti e a giocare meglio dell'Ancona.